bambini che non avevamo genitori, avevamo i capelli rasati, da mangiare poco e niente a quello che rimaneva. Invece i bambini che avevano i genitori erano dei bambini che abitavano, cioè nel senso dormivano in delle camerate un po' più belle delle nostre. E noi dormivamo sì, nei lettini, ma non c'era la rete, c'era un materasso buttato su dei tavoli e noi dormivamo lì. Però eravamo felici perché eravamo tanti bambini e giocavamo assieme. E poi niente, poi dopo 6 anni circa, durante questi anni comunque veniva una bella donna, e sospetto che era mia Com'era questa mamma, bellissima, bella donna? capelli neri. Abbastanza triste comunque, era una donna triste quando veniva giù a trovarmi. Triste perché, sai, io subito a quell'età non è che sai distinguere comunque la tristezza, la felicità. Bambini 4, 5 anni, 3 anni, 6 anni, Certo. non riesci comunque a vedere queste differenze. Però era una donna abbastanza bella. Una donna che comunque veniva, mi ricordo, ogni fine settimana, secondo me veniva di nascosto da qualcuno, cioè non voleva Che ti che portava? veniva. Mi portava quello che mi è mancato, l'amore, l'abbraccio. Qualche bacio, ma soprattutto le carezze che mi dava. Poi ho perso le tracce quando sono stato adottato. Sono stato adottato dopo 6 anni, perciò parliamo ancora prima del 70, 69. Sono stato adottato da una famiglia che ho detto vabbè, finalmente ho trovato una famiglia anch'io, perché vedendo dei bambini comunque che andavano via, andava via, almeno per me, una parte del mio cuore, perché eravamo bambini molto attaccati l'uno con l'altro. Al momento in cui è arrivata questa famiglia, oddio, la scelta non è che era bella il modo come ci sceglievano i nuovi genitori. Perché giusto come diceva Tindaro, è vero e confermo, questo non mi piace, questo non mi piace, no, questo no, ma io voglio una, mia madre voleva una femminuccia. Ed era lì a cercare una femmina, una bambina che comunque dava forse più familiarità, non lo so perché. Poi il particolare che lei mi diceva, mia mamma, che io purtroppo non ricordo se effettivamente è la verità, che quando entrava mia madre, parlo alla mamma adottiva, io gli tiravo giù la gonna. E allora mia mamma era. Cioè, vedeva questo bambino che ero io che tiravo la gonna, a quel punto aveva detto, vabbè, decido, prendo questo bambino. Però essere adottati e dire questo non mi piace, questo no, questo è brutto, è molto brutto, perché secondo me se uno va ad adottare un bambino non dice se questo è bello, è brutto, l'adotta e basta. Forse pensano che il bambino non capisca. Ma sai Caterina, non capisce il bambino, però capisce dopo, capito? Cioè, riesce poi comunque a legare tutta la sua storia. Comunque i tuoi genitori non ti hanno amato tantissimo, tant'è vero che poi ti No. rimettono in collegio. A che età? Sì, allora io sono stato da mia mamma, che ho voluto molto bene comunque, ripeto, mi ha dato la forza di andare avanti nel suo piccolo, perché sai, gente di campagna erano persone. Umili. Ecco, alla buona, non erano persone di un certo livello, però comunque, certo, non mi hanno dato tanto amore, perché l'amore, L'amore però quello non si paga, anche se quello si è umili si può no, dare l'amore, eh. no. Sì, però non ho avuto nemmeno quello, purtroppo. Non ho avuto l'amore né prima, né dopo e né durante la mia crescita, la mia infanzia. Però, vedi, Caterina, nella vita puoi accettare tutto o rifiutare tutto. Io ho dovuto accettare per avere una famiglia, dire vabbè anch'io ho una famiglia, però
anche appunto, ripeto, non essere, non avere la carezza, il bacio, l'abbraccio. Io non mi ricordo mai che mia mamma adottiva o chi per lei mi avesse detto: ah, ciao figlio mio, sei tornato da lavoro? No, non ho mai avuto questo. Non ho avuto mai una carezza, mi ripeto, un bacio. Ma perché ti rimetti in collegio? Allora, poi alla fine, niente, sono stato 4 anni circa con loro, 4-5 anni. Poi, sai, ero un po'... Eri vivace? Ero molto vivace io, perché appunto quello che avevo passato quando ero piccolo, allora all'età di 12 anni ero molto vivace. E a un momento, niente, mi hanno messo in questo collegio e sono rimasto in questo collegio 2 anni. Come ancora. Sei stato in questo collegio? Male. Purtroppo malissimo, perché non vado nei particolari, perché sono stati 2 anni ancora terribili, violenza, dare botte, rubare il mangiare, il prete. In cui io mi ricordo un particolare, un carissimo amico mio cresciuto con me in quel collegio, che si chiama Salvatore, che aveva dei problemi durante la notte e perciò cercava aiuto di evitare le botte che il prete ci dava. Dava le botte perché lui faceva la pipì a letto? Esatto. Questo bambino purtroppo aveva dei problemi, faceva pipì a letto. Io ero un po' più grande di lui, qualche 2-3 anni più grande di lui. E mi ricordo che questo prete la notte entrava in camera, eravamo una trentina di ragazzi in quella camera che dormivamo. 30 bambini in camera? Sì. Era una camerata abbastanza grande. Ah, ecco. Ma non i letti, sai, quelli a castello, proprio i lettini. Sì, sì. In sostanza, finalmente un letto, come si deve. E mi ricordo che entrava questo prete, non cito il nome perché, vabbè, non voglio dire il nome, lo chiamava, gli fa: vediamo, fammi vedere. Tirava giù le coperte e vedeva che il bambino aveva fatto pipì. Lo portava in camera sua e gli dava botte. Purtroppo questo è durato per un po'. 3-4 notti, 5 notti. Io appunto, siccome ero troppo... cioè, io odio la violenza. Perciò a quel punto è arrivato, una notte io mi sono svegliato, ho visto il prete che comunque entrava come tutte le notti, che lui faceva pipì a letto, l'ha preso, l'ha portato in camera sua. E lo picchiava tanto. E lo picchiava tantissimo. Quella sera non ce l'ho fatta. Ho preso io quello che avevo in mano, quel pezzettino di legno, e gliel'ho dato io al prete. Perché... bisogna aiutare i bambini, non dare botte, perché comunque... Era lo stesso prete che era cattivo con voi? Sì. Era sempre lui? Mia mamma, mi ricordo, mi portava un po' di frutta, qualche dolcetto nel collegio a fine settimana, e mi sono accorto che il prete andava nei cassetti, che aveva la doppia chiave, e rubava il mangiare. Rubava il mangiare dei bambini? Dei bambini nei cassetti, quello me lo ricordo bene anche. E lì c'è stata la seconda lite con questo prete, al punto che il prete non ce l'ha fatta più e ha chiamato i miei genitori e mi ha detto: no, no, dice, portatelo a casa perché questo bambino no, non va bene. Ma le hai mai detto a tua madre che questo prete abusava di voi? No, no, Caterina. A nessuno? No, non l'ho detto a nessuno. Allora, la mia storia è la prima volta che la racconto qui in diretta ai telespettatori. Neanche i tuoi amici le mi hai raccontato? No, no. Nessuno. Non hai paura di quello che può succedere dopo questa trasmissione? Non ho paura, sai perché? Cioè, non vorrei sentirmi io... No. Allora, non ho paura, sai perché? Perché quando una donna affronta una gravidanza, deve decidere sì o non affrontare la gravidanza. Perché secondo me il bambino ha bisogno di tante cose. Tante e tante cose. Non dalle mamme adottive,